Buonasera. virologa dell'Università di Ginevra. Buonasera e benvenuti. Francesca Fialdini, giornalista, la riconoscete da noi a Ruota Libera la domenica su Rai 1, è sempre con noi, così come sempre con noi Sergio Rizzo, il vice direttore della Repubblica, Beatrice Lorenzin, PD, già ministro della Salute, responsabile salute per il Partito Democratico. Vi presento l'epidemiologa Flavia Riccardo dell'Istituto Superiore di Sanità. Benvenuta. E Pietro Senaldi, il direttore di Libero. Buonasera, Senaldi. Senta, buonasera. Lorenzin, allora, coronavirus, 40, cartello numero 40, i decessi nel mondo. Belgio 1.500 ogni milione di abitanti, Italia 1.200, siamo i secondi. Poi Spagna, Regno Unito, USA, Francia, Brasile. Abbiamo sbagliato qualcosa? Questo poi lo chiediamo casomai alla dottoressa. Io credo che sulla conta purtroppo dei decessi ci siano due aspetti. Uno, capire se tutti misuriamo i decessi per Covid nello stesso modo. Cioè l'ECDC si è espressa recentemente, dovremmo esserci uniformati, però non è detto che questo accada. Due, la composizione della nostra popolazione, che è una popolazione molto anziana, quindi più colpita. Poi se ci sono altri fattori, questo è un elemento che dovremmo sicuramente comprendere. Assolutamente, in realtà il confronto si fa meglio con altri dati. Parlo ad esempio dell'eccesso di mortalità, abbiamo i dati per esempio del progetto Euromomo, dove abbiamo visto, per particolare nella fase iniziale dell'epidemia, un eccesso di mortalità particolarmente elevato in Italia, ma se vediamo l'ultima settimana disponibile, in questo momento l'Italia si trova nello stesso livello di eccesso di mortalità di altri paesi, come ad esempio la Svizzera, l'Austria o il Belgio, e non è tra i paesi, ci sono paesi con un eccesso di mortalità più alto. Quindi bisogna confrontare i dati in modo accurato, perché il monitoraggio della mortalità è uno degli aspetti più complessi. Più critici. Pietro Senaldi, prego le prime domande. Io volevo chiedere alla ministra Lorenzin, posto che noi siamo stati i primi ad ammalarci dopo i cinesi, perché dobbiamo essere gli ultimi a guarire? Mi riferisco al fatto che oggi l'Inghilterra ha iniziato i vaccini, poi gli Stati Uniti, tutti i paesi che noi dall'alto in basso abbiamo giudicato negazionisti. Ora, io capisco la prudenza, ma siccome in Inghilterra si dice Dio salvi la regina e loro vaccinano Elisabetta, che ha più di 90 anni, penso che lo facciano con una certa prudenza. Allora, cosa dice agli italiani che sono stati i primi ad avere il virus e non saranno vaccinati di fatto, perché poi a gennaio sarà vaccinata solo una piccola parte, giustamente i sanitari, l'esercito, forse una parte di popolazione più anziana. Lorenzin. Innanzitutto agli italiani dico vaccinatevi, perché è una cosa da non mettere per niente per scontata, considerando il tasso di vaccinazione. Poi dico una cosa, noi abbiamo le regole dell'EMA, che l'abbiamo parlato qui martedì scorso, l'Agenzia Europea per il Farmaco, quella che fa le autorizzazioni. In Inghilterra hanno autorizzato questo farmaco, questo vaccino, dopo 48 ore, quindi dubito che in 48 ore si siano potuti leggere tutti i dossier che certificano la sicurezza di questo vaccino. Negli Stati Uniti FDA ha autorizzato oggi un farmaco che si sta sperimentando negli Stati Uniti, quindi penso anche con un processo che loro lo fanno, è l'immagine di loro che si vaccinano. No, signori, noi abbiamo un'agenzia regolatoria molto severa e molto rigorosa, e questo darà la tranquillità ai cittadini europei di vaccinarsi con questo e con gli altri farmaci, sapendo che sono vaccini Fialdini. Sicuri. Beh, più che altro tornerei sulla questione dei Torniamo dati. Torniamo da lei poi, Senaldi, non si preoccupi, prego. Perché sui vaccini capisco anche le perplessità che vengono avanzate, però di fatto la premessa è giusta, bisognerà poi convincere anche coloro che non hanno nessuna intenzione di vaccinarsi a farlo, e sappiamo benissimo che ci sono tantissime resistenze. In particolare a questo punto le chiedo, per le persone più fragili, chi deciderà per loro nel caso? Questa è una bella domanda. Diciamo che nel caso in cui la persona non sia in grado di intendere e volere, lì si aprono tutte le regole che si applicano normalmente sulla somministrazione dei farmaci, cioè, quindi o il tutore o un suo parente più prossimo, o nel caso che la persona sia da sola l'autorità giudiziaria. Però io, prima di questi casi estremi, mi preoccuperei molto del fatto di convincere le persone e di spiegargli che questi vaccini, quando ce l'avremo, saranno sicuri. Però mi riferisco anche alle persone che sono ricoverate nelle RSA. Esattamente, in questo caso sono i tutori legali che prendono la decisione. E a quel punto, se qualcuno non venisse vaccinato? Beh, è molto difficile, lì può intervenire il giudice solitamente, anche su istanza del medico. Dottoressa Riccardo, cosa preoccupa dal suo punto di vista la campagna di vaccinazione? Abbiamo visto, sono numeri enormi, ora recuperiamo anche il cartello, prego.
Sicuramente è una campagna importante, è stata descritta come uno sforzo giustamente rilevante da tanti punti di vista e sicuramente però è anche quello che ci permetterà di cambiare il modo in cui affrontiamo questa epidemia. Il primo obiettivo chiaramente è quello di ridurre la morbilità e la mortalità e di avere poi l'evidenza sufficiente anche magari per avere un impatto sulla trasmissibilità. Quindi sicuramente è quello che cambierà le carte in gioco. Sergio Rizzo. Datemi quel foglio, prego. Diciamo, io ho due questioni che vorrei... La prima è che, con tutto il rispetto per il commissario Arcuri, mi vengono i brividi soltanto a pensare alla campagna di vaccinazione gestita in Italia dagli italiani. Ve lo faccio vedere, cartello 11, cosa vuol dire? La seconda cosa, invece, vuole tornare circa ai morti. 40 milioni di persone, in teoria, da vaccinare. Vorrei tornare ai morti. Cioè, voglio dire, capisco che ci sono delle differenze statistiche, come vengono calcolati i morti, cioè quelli di Covid o con il Covid. Però ci sono dei dati che oggettivamente non tornano. Per esempio la Germania, no? Ma la Germania perché ha così pochi morti in rapporto all'Italia? Non sarà che sulla mortalità del Covid incide anche l'efficienza del sistema sanitario? E il sistema sanitario tedesco probabilmente forse è più efficiente del nostro, visto che avevano tantissimi posti di terapia intensiva. E quindi quando si è verificato il patatrac a marzo, il sistema sanitario ha reagito con un'ansia sicuramente più moderata rispetto a quella con cui ha reagito il nostro sistema. Tantissimi vecchi sono morti in casa in Italia, no? Sarebbe interessante vedere in Germania che cosa è accaduto, perché qui c'è un punto fondamentale, cioè capire che cosa è successo in Italia negli ultimi 20 anni. E se tutti questi morti di Covid non siano un po' la conseguenza di scelte politiche che sono state fatte in quegli anni lì. Questo, dottoressa Riccardo, cioè il punto è, prima di tutto, se questa epidemia è un pettine su cui si schiantano tutti i nostri nodi. E poi con la professoressa Cagno vedremo perché da noi si è diffuso così tanto. Allora, prima di tutto, se siamo riusciti a ridurre l'impatto come la Germania, se non ci siamo riusciti, perché? Allora, sicuramente epidemie, pandemie come queste sono elementi che provocano uno stress sui sistemi, quasi come le guerre, sono qualcosa di importante che si impatta sull'esistente. Fare confronti nella prima fase epidemica tra paesi diversi è difficile perché l'Italia non ha avuto la stessa epidemia della Germania, posto tutto quello che lei ha detto, in un momento di conoscenza anche diverso rispetto a quello che abbiamo ora, come terapie, come disponibilità anche di presidi. Per cui diciamo che io sono sempre un po' cauta nei confronti durante l'emergenza tra paesi. Questo sarà qualcosa da valutare e da vedere bene nel tempo. L'eccesso di mortalità tedesco, se lo vediamo, in realtà è confrontabile a quello di altri paesi. Quindi bisognerebbe veramente vedere bene i dati. Sì, ma per esempio l'RSA, no? Cioè noi abbiamo avuto un caso clamoroso dell'RSA, perché sono stati mandati dei contagiati nei luoghi dove c'erano la corte più debole di no? Assolutamente. In Germania hanno mandato pure loro nell'RSA, non credo, perché probabilmente avendo una disponibilità di posti, diciamo, per far fronte all'emergenza molto superiore alla nostra, forse non avevano quell'esigenza lì. In questo senso dico che il nostro sistema è un sistema che veramente col Covid ha mostrato... È inutile cercare adesso soluzioni immediate a una situazione che... paghiamo, sì, per anche dei perché progressi. Chiaramente la disponibilità di più stretto in terapia intensiva è diversa dalla dinamica magari anche nell'uso dell'RSA. E l'RSA sono stati un problema diffuso in molti paesi, quindi assolutamente sarà una cosa da valutare, ma anche da considerare nei suoi vari aspetti. Fatto sta che adesso ci troviamo a una seconda ondata. Qual è la soluzione che diamo? Dottoressa Cagno, guardi il servizio. A Natale è meglio essere in pochi. Barbara Romano. Natale si avvicina, ma quali rischi si corrono durante le riunioni familiari? Per capire cosa può succedere quando i parenti si ritrovano intorno a un tavolo, abbiamo ricostruito la storia di un matrimonio a Pavia. A ottobre gli sposi riuniscono circa 30 invitati, rispettando così il limite imposto dalle norme anti-Covid. Ma nonostante questo, la convivialità scatena lo stesso la tempesta perfetta, perché tra i partecipanti c'è un positivo asintomatico. Dopo le nozze si recano tutti al banchetto nuziale. Qui trascorrono in un luogo al chiuso circa 3 ore, molto più tempo, insomma, dei 15 minuti considerati sufficienti per il contagio. Durante questo tempo, infatti, la mancanza di ricambio d'aria fa sì che le goccioline si muovano indisturbate nella sala del ricevimento. Ma c'è di più. A tavola gli invitati erano senza mascherina e quindi il virus non ha trovato nessuna barriera. Nelle circostanze conviviali, infatti, si parla ad alta voce a causa del chiacchiericcio di fondo. Questo ha contribuito a emettere
mettere un numero maggiore di goccioline. Infine, con gli affetti familiari, ci si lascia andare a brindisi, baci e abbracci, senza rispettare il metro di distanza. E questo ha letteralmente mandato il virus a nozze e infatti il ricevimento si è trasformato in un focolaio con 21 contagiati. Allora, dottoressa Cagno, visto dalla Svizzera che non è così rigorosa alla fine come siamo noi, le misure che poco fa ha spiegato nuovamente il ministro Speranza hanno un senso? Poi le domande di Fialdini, prego. Sì, sicuramente le misure di distanziamento e anche di essere un numero basso di persone, in realtà questo è valido anche in Svizzera. In Svizzera proprio oggi il Consiglio federale ha imposto in tutta la Svizzera il limite a 5 persone per le riunioni sia pubbliche che private. Quindi questo tipo di misure ha sicuramente un senso, perché ad esempio il caso descritto nel servizio del matrimonio non si verificherebbe. Dopodiché, ad esempio, sempre in Svizzera nei ristoranti che riapriranno hanno definito un numero di decibel della musica di sottofondo proprio per limitare il volume della voce, e questo far sì che il virus venga allora, trasmesso. Basta che non meno. Sei davanti a uno skilift in Svizzera, sono precisissimi. Basta che non stai per fare una pista. Allora, Francesca Fialdini, prego. Questa espressione non succederebbe in Svizzera, no? E allora, però, noi siamo qui a chiederci. Ma la musica nei ristoranti. Per non urlare, per non parlare forte. Comunque. No, ma il fatto che ci sia la musica in sottofondo nei ristoranti. Vabbè, dipende dal ristorante che conosce. Con Francesca Fialdini. No, però qui è interessante poi soffermarci sulle abitudini italiane. Oggi siamo qui a chiederci perché poi ci sono queste fughe in avanti dei governatori per poter fare o meno queste toccate fughe in altri comuni, proprio nei giorni centrali del Natale, eccetera, eccetera. Perché non riusciamo a farne a meno, no? Ma allo stesso tempo poi andiamo a leggere i dati del Censis che ci dicono che gli italiani sarebbero assolutamente favorevoli a cedere le loro libertà personali, circa per il 60% degli italiani questo discorso a quanto pare varrebbe, sì, purché venga preservata la salute pubblica e collettiva. Tornando però su un attimo sui numeri, la cosa che a me sconcerta di più è la continuità di questi numeri così alti per mortalità. Non è tanto il fatto che succedano nelle ultime settimane e riguardino anche altri paesi, ma in Italia si sta pagando un prezzo altissimo da tantissime settimane. Purtroppo questa è la conseguenza diretta dell'aumento importante nel numero di casi che abbiamo avuto a partire dalla fine di settembre e comunque di un'incidenza, quindi se volete il numero di casi sulla popolazione, ancora estremamente elevata. Noi paghiamo questo effetto e lo vediamo purtroppo con ritardo e sarà l'ultima curva a decrescere. Proprio per questo si insiste così tanto adesso sull'importanza di impedire la trasmissione incontrollata, perché è tramite questo che noi riusciamo a controllare la trasmissione e quindi, anche se una piccola quota di persone ha poi una malattia grave, è una piccola quota, abbiamo visto, poi va incontro al decesso, sui grandi numeri diventano valori assoluti estremamente alti. Perché l'ultimo valore a calare? Perché è legato alla dinamica, cioè come si sviluppa la storia naturale della malattia. Quindi noi abbiamo un'incubazione abbastanza lunga, no? Che può andare fino a 14 giorni e poi ci vogliono delle settimane prima che le persone sviluppino dei sintomi abbastanza gravi, aver bisogno magari di un ricovero ospedaliero e in media abbiamo visto dallo studio che è stato adesso aggiornato dall'Istituto Superiore di Sanità su una casistica di oltre 55.000 cartelle cliniche che incorrono almeno in media 12 giorni tra l'inizio dei sintomi poi e l'esito infausto. Noi invece siamo abituati a leggere subito le conseguenze di quello che facciamo e quando si entra nel campo della salute non vale. Siamo sempre guardando in ritardo. Ma io vorrei dire questa cosa qui. Il vaccino, secondo me questa paura che gli italiani non si vaccinino è un falso problema, perché noi abbiamo invitato gli italiani a vaccinarsi contro l'influenza e il risultato è che gli italiani vogliono vaccinarsi contro l'influenza e non c'è il vaccino. Così noi vedremo che alla primavera gli italiani vorranno vaccinarsi contro il Covid e non ci sarà abbastanza vaccino per tutti. Quindi è un po', è un problema che secondo me sarà l'opposto. Vorrei fare una precisazione e poi una domanda. La precisazione è che a me non va bene la giustificazione che gli inglesi sono imprudenti, perché io non credo che vogliano ammazzare la loro regina, cosa che se fossero imprudenti dovrebbe accadere in settimana. Una domanda io volevo fare però, siccome di questo del Covid ormai qualcosa si sa, ma non è possibile un protocollo
non so, per chi ha i primi sintomi, per un protocollo nazionale per chi ha i primi sintomi, per dargli delle indicazioni su come curarsi. C'è. Il protocollo c'è. Il protocollo è stato quello che è stato fatto dal Ministero della Salute e da AIFA, che prevede, in base anche alla tipologia di paziente, adesso non voglio fare il lavoro della dottoressa, un protocollo che va a crescere, no? Si comincia con, soltanto in alcuni casi però, con l'eparina, il cortisone, poi si continua via via fino a poi a chi viene ospedalizzato con gli antivirali. Scusi Ministro, ma quello è per i positivi. Quello è per chi ha acclarato positivo, ma quando uno è positivo, magari ce l'ha da 7, 8 e risulta positivo al tampone, è malato già da 10 giorni e quindi rischia di avere una situazione compromessa. No, vabbè, ma quello c'è il problema, è se io avverto i primi sintomi e partono e passano parecchi giorni dai primi sintomi al tampone e molti, come ha detto Rizzo, sono morti a casa attendendo il tampone. No, ma diciamo quelli che così. Sono morti a casa se c'è un protocollo sono morti prima. Così. Lo so anch'io che... sono morti per altri motivi. Allora tu hai un protocollo nel momento in cui ti accerti che la persona è positiva. Dopodiché, se è un positivo con sintomi, gli fanno immediatamente la TAC e poi c'hai oppure l'ecografia polmonare, oppure insomma tutto l'iter che viene fatto. Non ho capito di cosa vorrebbe. Non ho capito io. Quel punto e la situazione medica è compromessa spesso. Chiede un protocollo anche per chi è negativo, in modo da sapere se diventa positivo. No, per i sintomi, per chi ma è sintomatico. Ma tu come hai per scegliere positivo. Se tu ti senti un raffreddore, devi scoprire. Ma adesso quello che è passato ormai da parecchio passano tempo giorni, è che tu come hai il sintomo, siccome i sintomi del Covid sono uguali al sintomo di una banalissima influenza, anche addirittura se hai un sintomo non sulle vie aeree, ma per esempio gastrointestinale, ti fanno fare immediatamente allora, il capitolo tampone. E con la dottoressa Cagno vorrei fare delle domande precise. Allora, ci spiega i tamponi, sappiamo che c'è il tampone rapido, il tampone molecolare, parliamo del rapido, quello che uno di noi che ha paura va ora in farmacia o in un centro clinico a fare per, mi pare, 22 euro. Allora, alcuni li fanno al naso, alcuni alla gola, alcuni naso e gola, come mai, da cosa dipende questa scelta? Dipende da come sono stati validati gli stessi test, quindi ci sono diversi kit a disposizione e sono stati valutati sia per sensibilità che per specificità e sono stati valutati proprio su come è stato preso il campione, quindi nel caso in cui è stato validato facendo un tampone nasofaringeo verrà consigliato di farlo nello stesso modo e per essere sicuri che il kit funzioni come ci si attende. Poi normalmente quelli di cui l'OMS ad esempio l'SDC parla sono quelli, almeno negli ospedali nei centri clinici vengono fatti quelli nasofaringei, quindi uguali identici a quelli per l'analisi molecolare e proprio poi il tipo di analisi che viene fatta dopo che è diversa e quindi ci dà una risposta in pochi minuti rispetto alle ore necessarie per il tampone molecolare. Bisogna scavare molto per trovare l'antigene, cioè bisogna andare molto in fondo con il tampone? Diciamo che, di nuovo, la validazione prevede l'inserimento di questo lungo cotton fioc, che alla fine è il tampone, nella cavità nasofaringea, quindi si arriva ben in fondo, ben su, perché quello è il posto in cui sappiamo che è più specifico, più sensibile il tampone, quindi se arriviamo fino a lì, siamo più sicuri di trovare il virus, mettiamola così, ed è per si quello dice... che viene inserito così fondo, che a volte dà un po' fastidio, però non c'è nessun pericolo. Si dice che è operatore dipendente. In pratica, se quello che me lo fa non è bravo, io posso non uscire positivo anche se lo sono? Di per sé dovrebbe essere standardizzato il modo in cui viene fatto ed è anche il motivo per cui si definisce così precisamente, così a fondo, la zona di prelievo. Dopodiché, ovviamente ogni volta che c'è un elemento umano di mezzo è ovvio che possiamo considerare che ci sia una variabile. Detto questo, all'interno dei kit diagnostici, anche sia soprattutto i tamponi molecolari, c'è un elemento di controllo per vedere quanto campione prelevato e questo ci dice se è stato fatto correttamente o no il tampone. La domanda è di Sergio Rizzo. Io sono anche abbastanza convinto che il vaccino non risolverà il problema. È una convinzione che mi sono fatto perché non ho, devo dire la verità, grande fiducia nel come viene gestito, come sono stati gestiti per esempio i vaccini
anti-influenzali, no? Sappiamo per esempio che in Lombardia è successo un mezzo macello, no? Addirittura sono arrivate delle partite scadute di vaccino anti-influenzale in Lombardia. Quindi io la domanda che mi viene da fare, ma siamo sicuri che questa pandemia non abbia poi alla fine un decorso naturale, cioè come tutte le epidemie a cui abbiamo assistito in passato, no? Cioè, quindi forse in qualche modo questa cosa di vedere quello che è successo in passato non ci dovrebbe rassicurare un po' su quello che dovremmo attenderci col vaccino non cambia un granché. Futuro. Io però la mia passa, è semplicemente una sensazione, dopodiché circolano teorie su questo virus le più svariate e devo dire anche le più incontrollate, quindi sono chiacchiere. All'inizio della pandemia, prima ancora che fosse una pandemia a dire il vero, cioè quando c'era l'emergenza internazionale ma ancora non era stata dichiarata una pandemia, ci sono stati alcuni studi, alcune anche posizioni prese, no? Sulla cosiddetta immunità di gregge, aspetto che le persone si infettino e sviluppino un'immunità naturale. Il problema è che man mano che si apprendeva cosa fosse questo nuovo virus, perché non l'avevamo mai visto prima, quindi è un virus ignoto, ci siamo accorti che è un virus potenzialmente mortale, che è bravissimo a diffondersi, ha una capacità di trasmissione veramente incredibile e quindi ha la capacità di provocare tantissimi casi tutti insieme, l'abbiamo visto in vari paesi, non solo nel nostro, e quindi sostanzialmente di sovrastare molto rapidamente i servizi sanitari. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che non solo le persone che sono affette, che hanno un'infezione da SARS-CoV-2 hanno bisogno di assistenza, non la trovano, ma non lo trova chi ha un infarto, non lo trova chi ha un incidente stradale, cioè l'intero sistema va in tilt, con conseguenze non solo in realtà sulla morbilità, la mortalità, i servizi sanitari, ma anche economiche catastrofiche. Quindi è vero, ci sono state epidemie catastrofiche nel passato. Questa ma potrebbe essere una di queste. Francesca Fildini. Sì, io stavo pensando ai distretti sociosanitari che sono stati smantellati negli anni, perché adesso noi abbiamo riaffrontato il discorso a partire dal numero delle persone che sono morte a casa e quindi anche il lasso di tempo necessario per scoprire da quando facciamo il tampone al momento in cui veniamo dichiarati effettivamente positivi può essere fondamentale per quella corsa eventuale ai primi approcci terapeutici necessari affinché il virus venga tenuto sotto controllo, eccetera, eccetera. E questo poi è fondamentale anche per gli spostamenti eventuali del Natale, ma forse questo è un argomento che affronteremo dopo. Quello che posso dirle è che uno degli indicatori che vengono monitorati proprio tutte le settimane in tutte le regioni è proprio il tempo mediano che intercorre tra l'inizio di sintomi e la diagnosi o tra l'inizio di sintomi e l'isolamento. E io vi dico che il primo deve essere non superiore a 5 giorni, il secondo non superiore a 3. E questi sono parametri che sono rispettati nel nostro paese. Se non è disponibile il primo, vale il secondo, perché magari la persona viene isolata e poi riceve il test. Una domanda secca, mi perdoni. È vero o non è vero che il 97% delle persone che muoiono ha delle patologie pregresse? Assolutamente, è l'elemento che caratterizza di più proprio la casistica di cui le parlavo prima. E allora quando riusciremo a capire quanto conta lo stile di vita, quanto conta l'esposizione allo smog, quanto conta l'età effettiva per un'incidenza da un lato della letalità a un altro? È il tema per cui in questo momento sulla contabilità diciamo che una persona è morta per Covid quando al Covid, mentre in altri paesi hanno valutato anche l'incidenza di malattie pregresse. Allora, questo è anche un motivo dei dati. Se noi facessimo la tara dell'effetto che il Covid fa su tutte le persone, anche quelle sane, sapremmo chi è morto effettivamente di Covid, ma ancora non lo sappiamo. Dottoressa Cagno, cartello 12, ecco chi si vaccina per primo. Diceva Rizzo, io ho dei problemi a immaginare come verrà gestita. In effetti, guardate, la fase 1 e l'abbiamo rappresentata con questa immagine. Allora, 1.400.000 operatori sanitari, 570.000 residenti e personale delle RSA, 4 milioni e mezzo di anziani over 80. Questa sarebbe solo la fase 1. Poi arriverebbe la fase 2 con persone con patologie cliniche insegnanti. La fase 3 insegnanti e personale scolastico, escluso in fase 2. Fase 4 tutto il resto della popolazione. Stiamo parlando di che tempi, dottoressa?
Beh, sicuramente mesi, molti mesi, poi dipende anche giustamente dalla distribuzione delle dosi del vaccino, perché quello è un altro fattore limitante, non possiamo pensare che tutte le dosi arriveranno insieme. Mi permetto solo di tornare un attimo indietro su quello che diceva Rizzo, ricordiamo che ci sono vaccini che hanno cambiato di molto la sorte di alcune epidemie, come quelli della polio, quelli del vaiolo, che oggi è eradicato proprio grazie a un vaccino e che non abbiamo lasciato circolare liberamente. Ora, per tornare a questo vaccino, sicuramente cambierà le sorti. Ora, questo non vuol dire che domani, da domani possiamo non avere più la mascherina, non rispettare più le misure di distanziamento, bisogna essere pazienti e bisogna sicuramente aspettare che le agenzie regolatorie verificano i dati e quando autorizzeranno il vaccino tutti i dati siano disponibili e siamo sicuri che il vaccino sia sicuro. Però pian pianino arriveremo sicuramente a vaccinare una grossa percentuale della popolazione. Allora, vedo arrivare Barbara Gallavotti, vi chiedo qualche minuto e coinvolgiamo anche lei nel dibattito.